Cave Apuane, da Cardoso ad Armi di Stazzema, dall'Altissima Seravezza a Massa e a Carrara. È una mostra importante questa di Cardoso, provincia di Lucca. Una mostra che ricorda in un certo senso le vittime del 19 di giugno del 1996, quando ci fu quella terribile alluvione. Una mostra che ricorda indirettamente anche le vittime del 12 agosto del 44 a Sant'Anna, ricorda l'arte del passato e qui c'è anche l'arte del presente. In questa grande stanza del Palazzo della Cultura ho voluto mettere una serie di artisti che hanno reso omaggio alle cave di Cardoso, le famose cave di marmo, di pietra, quella pietra grigia così conosciuta nel mondo. Si tratta di autori giunti da tutta Italia, molti in verità sono toscani, e nella stanza ho messo scritti di Tito Mucci, di Fabio Felici, di Luigi Mentasti, di Gianfranco Bianchi, di Monica Petroni, di Nicola Rummo, miei, così come di Elisa Marcucci. La mostra ha anche una serie di fotografie di Elisa Marcucci, con cui si apre proprio a tutto l'esposizione, e sculture e dipinti e disegni. Si tratta, come potete vedere, di disegni legati alle cave, al mondo della cava, al mondo della bellezza e delle ferite apuane. Molte opere sono interpretate, come quelle di Alberto Longini, per esempio, ma poi avremo l'elenco di tutti gli artisti. Artisti del passato, come Franco Miozzo, grande scultore, grande pittore. Artisti che hanno voluto bene la zona. E così l'hanno interpretata, l'hanno raccontata, l'hanno fissata con i pastelli, con l'olio, con la tempera, mettendo in evidenza il cielo, l'albero ferito, la volpe, il pezzo di marmo, la cava dilaniata, la cava ferita e la cava rinnovata. Non ho potuto dimenticare, ovviamente, ve lo dico, l'alluvione del 1996, col rosso del sacrificio. Ma non potevo mettere da una parte il mondo della scultura, il mondo della cultura del marmo, con i libri, con tanti e tanti autori del trascorso. E sono sicuro che qualcuno, vedendo questa mostra, magari scriverà ancora una poesia. Le cave sono fatte di colore, di colori, di segni, e sono soprattutto fatte di lavoro, il lavoro dei grandi cavatori, il lavoro della gente semplice, l'estrazione, e c'è il passato, come in queste cave vicino a Seravezza, interpretate, scure, perché molte di queste cave sono abbandonate. C'è il rosso del sacrificio, come Giovanna Gescisca, Polacca, e poi altre opere legate sempre alle cave che da Cardoso vanno a Seravezza e poi vanno a Carrara. Poi vedete un'opera legata a Leone X, Papa dei Medici, che fu importante per il marmo, e il mondo sempre della cava, degli scarponi, il mondo della scultura di Franco Miozzo, circondato da una parete vitrea, e quasi per finire, in questa stanza pian terreno del Palazzo della Cultura, le fotografie di Elisa Marcucci. E poi sempre sculture, sempre colori, sempre storia del passato e attualità.
È veramente un'esposizione molto importante, ma anche molto vasta. Pensate che ci sono circa 200 opere. Anche quelle che vedete, di Lorenzo Cinquini, anche Staccara, di Giampaolo Giovannetti, con un omaggio alla montagna Poana e soprattutto a quella di Seranezza e di Stanzeno, così come la scultura di Marzio Cialdi, fanno parte di questo documento, perché io vorrei chiamarlo definito proprio documento. E allora andiamo ora a visitare il primo piano, pieno di luce, marmorea. Immagini si sovrappongono alle immagini, così come agli scritti, gli scritti ancora di Figliarata, di Gabriele D'Annunzio, di Marino Marini, come vedete, di Carducci e di Bruna Nizzola. Bruna Nizzola che dice, che scrive: ancora una volta vedo negli scavi una forma di sopraffazione sulla natura, senza poter dimenticare tuttavia che quella violenza sofferta e faticosa ha significato poter dimenticare alcuni cavatori, ma sono tutti scritti importanti, Malaparte, Venturi, Agostino Pocai. E questo spazio, veramente interessante, Cardoso, comincia a riassumere la Ceragiola Seravezzina, così come le grandi cave di Carrara. Ho voluto metterle insieme su tutti i dipinti, disegni, moltissimi su carta magnani. Ho voluto mettere insieme per omaggiare la creatività soprattutto di tanti amici, anche del passato, come per esempio uno fra tanti, Ugo Guidi, un grande scultore che per fortuna non è stato dimenticato, anzi è esaltato dall'omonimo museo che di Forte Romano. Ma se noi andiamo a vedere altre opere, c'è il sacrificio di Carrara, questo quadro per esempio di una pittrice molto brava come Clara Maldini, è anche qui il sacrificio, l'addio a Roberto e Federico, due cavatori che purtroppo morirono diverso tempo fa. E c'è anche l'omaggio a diversi fotografi, a due fotografi soprattutto, che uno nel passato e uno nel presente dicono ancora e dicono tante cose. Dario Bessi e Giacomo Mozzi. Mozzi ha esaltato le cave di Carrara, Dario Bessi invece ha esaltato il mondo della scultura, l'universo della scultura di Seravezza, di Carrara e la Versilia tutta. E il mondo di carta, di marmo, di pietra, di colore è sempre vivo ancora. In Frediani, in Leoncini, in Ambiorangi, in tanti artisti a cui devo veramente grazie, anche se qualcuno purtroppo ci ha lasciato. E la visione più bella, una delle visioni più belle, è proprio quest'angelo che ricorda quell'angelo del 19 di giugno del 1996, che era circondato da melma, da piante, dalla morte, ma di Cardoso, dell'alluvione, ma dopo ci fu la luce, il ritorno alla vita.